Nei giorni scorsi il governo ha presentato il disegno di legge sulla revisione del TUEL, testo unico degli enti locali e della disciplina in materia di fusione dei comuni. L'obiettivo di questa nuova chiave di lettura è quella di snellire l'iter per realizzare la fusione dei comuni e nel Salento quali potrebbero essere i centri interessati a seguire questo iter. I primi sono stati Presicce e Aquarica, che si sono fusi dopo un referendum che ha dato vita ad una nuova identità comunale. Ci sono altre aree del territorio salentino che ci stanno pensando, come l'Unione dei Comuni e Nord Salento, composta da Campi, Novoli, Trepuzzi e Squinzano, che potrebbero formare un nuovo comune. La stessa idea la sta maturando anche la Grecia salentina, con Sternatia, Carpignano, Castignano, Guartano, Soleto, Sternatia e Zollino. Potrebbe insieme dar vita ad un comune che alle sue spalle potrebbe contare anche sull'identità storica. Ed infine c'è il Capo di Leuca, con una serie di micro comuni che messi insieme potrebbero creare un'area comunale di oltre 30.000 abitanti. I vantaggi sarebbero infiniti in termini di intercettazione di fondi, ma anche per quanto riguarda i risparmi in termini di spese per le casse dello Stato. Il Salento potrebbe cambiare la sua geografia politica, ma bisogna capire prima di tutto che sentimento svilupperà tra i cittadini di queste comunità.